Riassumiamo quindi i dati che abbiamo finora raccolto. Allora, abbiamo osservato i valori massimi e minimi, il periodo, abbiamo osservato che il punto di massimo e il punto di minimo non sono simmetrici, quindi vuol dire che il punto medio, il punto, chiamiamolo così, di equilibrio non è perfettamente a zero, ma leggermente più alto. Riportiamo per iscritto queste osservazioni e vediamo di trovare delle conclusioni. Allora, il valore massimo di x che abbiamo registrato è 0,315 metri. È una media tra i due punti di massimo che abbiamo letto. Il valore di minimo è meno 0,237 metri. Il punto di cosiddetto di equilibrio, quello che dovrebbe essere 0, sarà quindi il punto medio, x medio, calcolando la media aritmetica, otteniamo 0,039 metri. Questa sarà la nostra traslazione verso l'alto della funzione sinusoidale. A questo punto l'ampiezza non è certamente 0,315, ma sarà la differenza tra il valore massimo e questo valore medio, o tra il valore medio e il valore minimo, o ancora meglio, otterremo l'ampiezza come distanza tra il punto di massimo e il punto di minimo diviso 2, perché sarà quindi la semidistanza tra il punto più alto e il punto più basso. Otteniamo il valore 0,276 metri. A questo punto siamo pronti per scrivere l'equazione di questo moto. X funzione di t sarà, dobbiamo prima di tutto scegliere il tipo di funzione, guardiamo ancora il tracciato e osserviamo che questo grafico parte dal punto più alto ed è inizialmente decrescente, quindi utilizzeremo la funzione coseno. Quindi sarà a coseno di omega t più b, dove metteremo per A l'ampiezza che abbiamo appena calcolato, quindi 0,276 metri. Per omega il valore di velocità angolare che abbiamo calcolato prima era 0,834 secondi alla meno 1, mentre per B utilizzeremo questo valore di x medio, quindi 0,0 39 metri. Quindi l'equazione del moto che abbiamo trovato, possiamo scriverla, sarà x in funzione di t uguale 0,276 metri per coseno di 0,834 secondi alla meno 1 per t tutto più 0,039 metri. Ora andiamo a controllare con tracker se effettivamente questa è la funzione che meglio si adatta ai dati raccolti, cioè eseguiamo il cosiddetto fit dei dati. Andiamo su Tracker e possiamo, cliccando col tasto destro, aprire la pagina di analisi dei dati. Ci si riapre un'altra pagina nella quale abbiamo riportati i dati e qua abbiamo anche a destra messe meglio le tabelle. Notiamo già una cosa che cliccando su Analyze possiamo selezionare Statistics e il software ci fornisce direttamente i valori massimi, minimo e medio. Sia del tempo, non ci interessa, sia però della X e quindi quel lavoro che abbiamo fatto prima di rilevare il punto di massimo, il punto di minimo e il punto medio, lo potremmo leggere direttamente da qua. Allora, osserviamo il fit come Analyze Curve Fits. Viene aperta questa finestra sottostante nella quale è possibile scegliere il modello da applicare e i valori dei parametri da segnare. Allora, ho già preparato
una funzione attraverso il builder, la funzione x uguale a coseno di b al posto di omega t più c, e i parametri che ho assegnato sono per l'appunto quelli che abbiamo ricavato prima, quindi 2,76 e meno 1, quindi per 10 alla meno 1 per quanto riguarda l'ampiezza, il primo parametro. 8,34 per 10 alla meno 1 per quello che riguarda la velocità angolare, quindi è quella che qua è chiamata b, e infine per il parametro c, 3,9 per 10 alla meno 2. Come vedete, questa linea violetta è la curva che il software ricostruisce a partire dai valori dei parametri che abbiamo inserito. Come vedete, si adatta perfettamente ai nostri dati raccolti.